Leader si aspetta come prossimo passo da Giorgia Meloni? Una crociata. Addirittura. Ed Elisabetta Piccolotti, combattiva deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, nota anche come Lady Fratoianni, e la moglie del collega nonché leader di Sinistra Italiana, ci mette un attimo a evocare l'immagine della crisi di governo. E Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia in collegamento con 8 e mezzo, sulla 7, strabuzza gli occhi. Si parte con la profezia sulle europee. La Gruber parla di logoramento all'interno della maggioranza, ma Bocchino non si scompone. Andiamo verso una elezione proporzionale per le europee, quindi vien fuori l'identità più forte di ogni partito. L'onorevole Piccolotti sa benissimo come me che il centrosinistra è composto da 4 forze che stanno in gruppi diversi. Ma non siamo divisi. Protesta timidamente la deputata rossoverde, costretta però a convenire con Bocchino sul fatto che si tratti di pura e semplice competizione interna, per prendere quanti più voti possibili. Tuttavia la Piccolotti non demorde. Sono molte, molte settimane che non si registra nessuna dichiarazione ostile di Schlein contro Conte. Conte contro Schlein o Fratoianni contro Schlein. Mentre a destra cominciano le crepe, Salvini attacca la Meloni. Punto. Posso dire una cosa? La interrompe l'ex Ani, il ragionamento non regge. Per una semplice ragione. L'ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere dice che la Meloni supera il 30%. Crescono i partiti di centrodestra. Un governo in crisi, con una maggioranza che si sta scannando, lo vedi solo tu. Ma non è una questione di sondaggi, è una questione di questioni, si difende la Piccolotti. Ah. Non è il sondaggio. Va bene.